Buonasera a tutti amici, bentornati sul canale. Stasera facciamo qualcosa di diverso relativo alla scopa. Proviamo a fare invece dell'uno contro uno un sit and go a 4 iscritti, sempre però a 1 euro, sempre a 11 punti. Ok, eccolo. Ci andiamo a iscrivere, vediamo un attimo. E vediamo un po' perché comunque per fare un po' di soldini, diciamo, non è semplice nell'uno contro uno perché si dovrebbero vincere tipo 7 partite su 10, cosa francamente impossibile. Comunque, cominciamo. Allora c'è il 7 a terra, quindi immagino che non tocchi a noi, infatti non tocca a noi, lui prende il 7. E adesso è già la prima decisione difficile, lasciamo per 6 visto che 2 li prendiamo noi. Adesso facciamo 1, 8, 9 da tenere a mente. Quindi da tenere a mente 1, 8, 9. Accocchiamo per 6, diciamo, io dico accocchiare perché non so in italiano come si dice. Ecco, lui se lo prende, quindi 1, 2, 4, 6, 8, 9. 1, 2, 4, 6, 8, 9. Vediamo un po' che fa. Sempre 1, 2, 4, 6, 8, 9. Se prende 4, 6, 8, 9, no, quindi 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 6, 7, ah, 2, 3, 6, 7, quindi 2, 3, 6, 7, 8, 9. Mo, qua prima 2, 3, 6, 7, 8, 9, scendi 4, 7, 8, 9, e adesso 4, 7, 8, 9. Vediamo un po', 9. 4, 5, 7, 9. Allora, pari in mano. Non ci fa più, il tutto nostro, le carte le abbiamo passate. Facciamo il tutto bello. La 70. Mostra 2 pari, 2 pari. Vedete? Vedete quanto è importante il 48 all'ultima mano? Ok, adesso tocca a noi. Spero che una buona presa. 1, 4, 5, ci accontentiamo. 1, 4, 5. Ok. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 8. Assurdo, assurdo. 1, 4, 5, 6, 8. Beh, poteva andare peggio. 1, 4, 5, 6, 8. No,
2, 3, 4, 5, 6, 8. Perfetto. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Cinque, sei, otto. Allora, due. Quattro, sei. Quindi c'è il 2, no, non mi trovo. C'è il 2, l'8. Mi pare che mi sbaglio così, comunque faccio le carte, quindi queste me le prendo. Abbiamo fatto 770 carte, 5 denari, quindi abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare, possiamo sposare. Abbiamo fatto 3 punti, perfetto. Andiamo avanti. Prossima mano, tocca a lui. Vediamo un po', mi fa 1, 4, 5. Rigiriamo subito il 4. 1, 4, 5. Uh, 1, 3, 5, 7. Perfetto. Allora, 1, 3, 5, 7. Qua non siamo in volti. 1, 3, 5, 7. Non ci tocca. 1, 3, 5, 7. Ok. 1, 3, 5, 7. Qua la rischiamo così. Che ti fa 1, 3, 5, 7. Non ha preso 6, 2, 8. 1, 3, 5, 7. Allora 4, 5, 7. 4, 5, 7. Ce lo rimetto. 5, 7. Nove e 10, cioè. 6 e 9 adesso va. 6 e 9. Il 6 e il 9, quindi la rete è nostra. Adesso c'è il 6. E quindi andiamo a fare la 70, che già tra l'altro era la nostra, però abbiamo battuto le carte, quindi facciamo altri 2 punti per un totale di 7 a 2, ancora grazie al 48. Ok, tocca a noi adesso. Tocca a noi, ma non ci prendiamo, quindi mettiamo un 5. E lui prende. Allora mettiamo un 9. Lui prende il 6, vediamo un po' di giocare il 3 e non gioca. Ok, tutto pari comunque, andiamo un po', nemmeno adesso, quindi prendiamo questo asso, via, se lo prende. Allora questo qua non fa danno, queste sono quelle mani che partono proprio male. Vediamo un po' che riusciamo a fare qua. Ci prendiamo il 3 e togliamo la possibilità di fare 7, 3, 10. Lui si prende il 2, noi ci prendiamo l'8. Sono comunque già 2 denari. E poi ci prendiamo il 7. Ok. Vediamo. No, niente da fare, facciamo il terzo denaro, chissà.
fare il terzo denaro. I 7 sono finiti, però. Giochiamo un 10, va? Abbiamo solo. Ah, se aveva il 10 se lo prendeva, penso. Faccio 4, 3, 7, 2, 9. Quindi 2, 3, 4 e 9. 2, 3, 4 e 9. 3, 6 e 9. Abbiamo 3, 6 e 9. Però non so se c'è. Allora, c'è il 6 e una coppia. Il 6 e una coppia. Una cosa, coppia di 10 e il 6. Coppia di 10 e il 6, stavolta purtroppo non faccio nulla. Peccato però. Peccato, peccato, peccato. Ho fatto 4, quindi andiamo 7 pari. Assurdo, sette pari. O no, forse no. Sì, non lo so, vediamo. Qua non si capisce, 7 a 7, non si capisce molto bene come vengono contati i punti. Comunque tocca a noi, no, tocca pure a lui, fa 2, 2, 4, e scappare. Super, non mischiate questi cazzi, quindi ce lo riprendiamo. Quindi là dobbiamo tenere a mente solo il 4. Solo il 4, abbiamo quindi 1, 4, 6, 7. 1, 4, 6, 7. Qua la coppia non si tiene mai in mano, eh. 1, 4, 6, 7. Ok. 6, 7, accidenti. Che cavolo. 4 e 6, no, tutto ho perso per passare più avanti. 4 e 6. Vabbè, però così, cioè. Dai. 4, 5, 7. Sette per lui, però assurdo, no, dai, cioè. Mo che faccio qua, no? Che devo fa? Cioè, che devo fa? Allora, 2, 4, 6, teniamo a mente 2, 4, 6. 1, 3, 4, 6. Allora, 1, 3, 4, 6. Accidenti. 1, 3, 4, 6. Quattro e 5.
4 e 5. 3, 4 e 5. Sì. 3, 4 e 5. Sì. Ok. Vabbè, mischiano proprio male. Comunque, questo è un or del vero, eh. Un or del vero. Mo non giocherò più. Sette, sono finiti. E abbiamo vinto la prima. E quindi qua praticamente funziona un po' strano il mischiare, diciamo, il croupier. Comunque abbiamo vinto la prima, andiamo a giocarci la seconda, vediamo un po' come funziona. Abbiamo subito un 7 che abbiamo la coppia. Ecco, ci ruba subito.